volta che si sanno. Allora, vi spiego un attimo intanto l'ordine del giorno che è stato votato sul meetup di Lazio e quello che sta vincendo. Le votazioni si chiudono a mezzanotte, quindi più o meno comunque sta al vantaggio, quindi dovrebbe vincere questo. E che, allora, prima cosa, accoglienza, presentarsi al desk che verrà allestito lasciando nomination, contatti, gruppo di appartenenza, quindi ci sarà un filtro per capire chi è che viene, chi parla e a nome di chi. C'è una lista già dei meetup contattati, quelli accreditati, quelli che sono reali, non i farlocchi, insomma, quindi già... Ma ci saranno loro? Ci saranno, però non stanno nella lista, nell'elenco, quindi non potranno parlare, poi vediamo un attimo, non so, è Roma che comunque è il meetup più grosso, più forte nella regione, che comunque sta un po' organizzando le cose. Contestualmente il controllo via web, iscrizione al movimento nazionale, identità della persona che si presenta, quindi ci sarà un controllo diretto per vedere se la persona che deve parlare è realmente iscritta al Movimento 5 Stelle, quindi bisogna presentarsi al documento di identità che dovrà combaciare con il nome, iscrizione al movimento e il nome del gruppo di appartenenza. Moderazione a cura di un gruppo formato da una persona per provincia, quindi si sceglierà lì una persona di provincia che farà parte del gruppo che modererà, della squadra che modererà l'assemblea. Posso continuare? Punto 1, lettura veloce del foglio con i nomi dei gruppi presenti, delle forze dichiarate e della data di nascita del gruppo. Quindi dovremo presentare noi di Latina un piccolo report che porta quante persone lavorano nel gruppo, la data in cui è nato il gruppo, insomma un piccolo storico molto schematizzato. Relazione tecnica degli avvocati e gruppo di studio regionale. Qui perché ci sono degli avvocati che fanno capo al meetup 2 di Roma, che è quello principale, quello che sta andando alle comunali anche lì a Roma, che hanno studiato la legge regionale per le elezioni e quindi faranno una relazione, spiegheranno cosa comporta andare alle regionali per il Movimento 5 Stelle, come ci dovremmo organizzare, le problematiche, eccetera. Poi c'è un gruppo studio regionale che penso che sia sempre questo qua in relazione al studio della legge regionale. Poi breve presentazione, piattaforma Liquid Feedback, in questo caso ci sarà qualcuno di Roma, probabilmente, sì. Perché ce ne occupiamo qui della provincia, siamo anche noi e qualcun altro. Poi votazione per alzata di mano dei presenti per vedere se prevale l'idea di partecipare alle regionali, quindi sarà l'assemblea a quel punto lì, attraverso un'alzata di mano, a decidere se vogliamo andare alle elezioni o no, e quindi sarà, per quanto, cioè sarà una cosa decisa dal gruppo, dal basso, insomma, quindi non è che è stato già deciso se andiamo alle elezioni o no, come per Aprilia. Dovete, secondo me la cosa migliore è comunque che prima di tutto, una volta viste le problematiche, sia gli stessi rappresentanti del territorio, in quel caso lì regionale è molto più complicato, sarà un sacco di gente, per contare le settimane, se saranno 200 persone, non so, vabbè. Comunque si capisce se ci vediamo. Intanto il primo incontro mi sembra argomento abbastanza delicato. Come primo incontro decidi già se andare o no. Ma penso che sia il punto di partenza, perché se non andiamo alle regionali non dici incontrarci un'altra volta. Sì, magari dopo 2-3 incontri, secondo me. No, guarda, io penso che sia scontato che andremo alle regionali, quindi sarà, però è importante che ci sia una votazione, perché così ancora non si sa, però se c'è volontà di andarci a quel punto, certo. Se si va tra un mese sicuro, se si va tra tre. In caso affermativo tutti i partecipanti si dividono in gruppi di lavoro, quindi strumento, allora gruppi di lavoro 4A, 4B, 4C e 4D. 4A, strumenti di comunicazione per la campagna elettorale. 4B, la divisione del lavoro sul territorio, quindi eventuale costituzione di un comitato. Comitato, da cui ci stanno delle spiegazioni. 4C, i criteri generali di individuazione dei candidati, particolare attenzione a problematiche legate alla necessità delle quote rosa nella misura di un terzo. 4D, la modalità di creazione del programma. Usare Liquid Feedback oppure, insomma, bisogna decidere. Quindi noi qui di Latina dovremmo decidere chi dovrà andare
rappresentare la DINA e come dividersi per i gruppi poi di lavoro che sono fuori, e eventualmente già possiamo decidere se vogliamo andare, se alzeremo le mani per fare la cosa. Penso di sì, penso che vogliamo farlo. E l'idea generale è di avere almeno una voce comune, in modo tale da non essere schiacciati da Roma, che saranno, penso, 10 volte quelli che siamo noi. Quanti gruppi sono? Quanti meetup sono a Roma? No, guarda, Roma c'è, ci sono, c'è un meetup... 8-6-8. C'è il meetup 2, che è quello più ampio, ma là si parla di un numero definito, non lo so quanti sono divisi i municipi addirittura, i vari gruppi di lavoro e cose varie. Poi c'è il meetup 2, che non so neanche se il meetup 878, quello lì, dove neanche si sa se parteciperà o meno, ma quello è un meetup che, diciamo, contesta il primo e basta, quindi in realtà quanta gente parteciperà di Roma non si sa. Poi c'è tutta la provincia di Roma, nel senso... Mentana, intorno, sì, Castelli. Castelli di Roma. San Bocco. Quindi non ho capito, la partecipazione è limitata o libera, cioè chiunque va può entrare, o cioè deve essere scritto prima? Quanto ho capito è libera. Per chiunque va, quindi può entrare. Però da quello che ha detto prima invece è solo per gli accreditati. Libera ma di quelli accreditati. Però io non credo che si metteranno a controllare in qualche modo. Allora, io perché poi questa cosa è un work in progress, cioè il discorso sull'elaborazione dell'ordine del giorno è stato molto molto una presentazione dei gruppi. Io avevo capito che l'accreditamento iniziale serviva a per evitare che arrivassero 200 persone, tutte e 200 dovessero presentare il loro gruppo, piccolo gruppo, quindi soltanto i gruppi, diciamo, certificati, controllati, che esistono realmente, presentavano una o due persone al massimo che poi andavano a presentare il gruppo. Questa cosa della presentazione è stata tolta all'ultimo dall'ordine del giorno perché portava via troppo tempo, e se noi partiamo alle 2 e c'è prima la parte degli avvocati che spiegano la legge elettorale, eccetera, la legge regionale, eccetera, e dopo dobbiamo anche presentare i gruppi, arrivavano alle 7, alle 8 che non avevamo neanche iniziato a discutere. Quindi è stata esclusa questa cosa qui. Adesso non è chiaro effettivamente se chi parteciperà lì sarà soltanto qualcuno filtrato da un controllo, oppure potrà votare chiunque è presente. Questa è una cosa importante, ma non è chiara. Sì, ma penso che sia una cosa che... Scusa, Cristian, ma quale proposta ha vinto? Ah, no, no. Quella della donna lì. Sì, si chiama Lombardi. È perché di Roma, il gruppo di Roma... Sì, però, nel senso, il gruppo di Roma deve capire che non è che conta di più perché c' ha più gente. E comunque poi se sono 20 meetup, loro devono fare la scelta, perché poi quando si presenteranno alle comunali che ce l'hanno l'anno prossimo, una lista sarà certificata, no 14 meetup. Quindi loro devono mettersi d'accordo tra di loro, a noi non interessa. Ma stanno già facendo una guerra anche per... lo so, ma se, sì, però non è che se domani si presentano in 25 perché ci stanno 40.000 meetup. Sennò poi torniamo sempre alle stesse logiche. No, ma sto discorso qui potrebbe in teoria penalizzare Roma Meetup 2, quello che comunque è il gruppo che sta andando alle elezioni a Roma. Perché se effettivamente è libero accesso, libero voto a chiunque, Roma, anche se sono andati di Roma, però arriverà una valanga di gente da fuori del comune di Roma. Capito? Perché no, ma il rischio è che loro poi vanno in minoranza su eventuali proposte che vogliono fare. Quindi immagino che in realtà il filtro serva anche proprio anche per filtrare chi poi discuterà nei gruppi di lavoro, immagino, per forza, perché sennò diventa una caciara. E prima di tutto, vabbè, il discorso è, noi vogliamo andarci alle elezioni regionali, vogliamo provare a fare un sondaggio così al volo, calzata di mano, e tra quelli del comune di Latina, quindi escludendo le decine di persone che vengono fuori, chi è d'accordo su impegnarsi per andare alle elezioni regionali, alzi la mano.
così da dare un attimo a occhio e croce se... se vogliamo, io devo dire... Scusa Cristian, ti posso fare una domanda? Sì. Abbiamo detto. Vorrei capire, ma qual è il motivo per cui c'è questa incertezza se partecipare o no alle regionali? Nel senso, è un problema interno perché magari manca una struttura e quindi non si sa chi mandare perché non ci si è ancora organizzati, o c'è un altro motivo? Guarda, è un problema limitato, cioè il Movimento 5 Stelle non ha strutture e quindi tutto è lasciato un pochino all'intelligenza delle persone che si incontrano e che si organizzano. Siccome l'incertezza è che chi dovrà impegnarsi in questa cosa dovrà accettare di impegnarsi non solo in proprio comune ma anche spostarsi, fare come in Sicilia, fare un giro delle province, eccetera, a spese proprie, senza un... Quindi ci deve essere la volontà comunque della base convinta che ci si vuole sacrificare per trovare una, per dare una proposta alternativa per la regione, insomma. Anche a sostenere. Esatto, anche a sostenere. Ma poi è anche una questione di democrazia interna, è la base che decide e non il vertice. Esatto. Quindi siamo tutti i partecipanti, quindi, che decidono di cimentarsi in queste elezioni, non è il vertice che decide dall'alto prende la decisione. Quindi responsabilizza anche i partecipanti, non solo nella decisione, ma poi anche nell'essere operativi, attivi nell'impegnarsi nelle elezioni stesse. Non siamo un partito che si deve candidare, cioè non c'era per scritto il dottore, spirito di candidato. Quindi non candidarsi è una questione di impossibilità o di scelta? Io questo voglio capire. No, non candidarsi è anche una questione che se noi andiamo con un'armata Brancaleone senza un programma è inutile andarci. Cioè noi che siamo il PDL o il PD che ci danno questa cosa. Danneggiare il Movimento 5 Stelle è più che avvantaggiato. Se dobbiamo andarci, perché poi quando non c'è un programma poi iniziano a spuntare da qualunque parte gli avvoltoi, insomma, no? Allora, se c'è un programma ci andiamo, se non c'è un programma che ci andiamo a fare. Bernardo, voglio fare un attimo un esperimento. Chi è che non di Latina che non vuole, che non pensa che non dobbiamo andare alle elezioni regionali? Così facciamo chi non pensa che la mano. Beh, la stessa domanda la farei alla totalità, tutti quanti. Quindi chi pensa che sia il caso di andare, riferito a tutti? Vogliamo fare vedere quello schemino delle elezioni per capire un attimo cosa comporta. Quindi, legge elettorale. E guarda, che ci deve stare. Vabbè, la viene soggetto, ma io sto scemo, ho spostato. Tu l'avevi aperto come sulla internet. Questo qui. Ecco, lo voglio. Io voglio procurare e poi ho visto che mi hai portato tu. Questa sono poche slide per capire come funziona la legge elettorale, che magari può aiutarci a capire come organizzarci anche a livello provinciale per affrontare questo tipo di impegno. Ma innanzitutto il
il numero di consiglieri che saranno eletti è 70 più il presidente, e il metodo di elezione è diviso in due, tra sì, 50. Non è ancora passato. No, non no, sbaglio. Ma non dovrei. Sì, ma purtroppo non... noi non ce la facciamo. Allora, praticamente a quanto pare la legge nazionale è passata, ma va fatta una legge regionale che recepisce quella legge. Molto probabilmente non c'è tempo. Io credo che si anticipa la elezione proprio per evitare. Quindi in ogni caso comunque adesso la situazione è che è 70 più 1, altrimenti sarà 50 più 1 e poi vediamo come cambia. Comunque il 20% di questi 70 saranno eletti con il maggioritario e l'80% per proporzionale, quindi 14 contro 56. Allora la parte del sistema proporzionale, che è quello che più ci interessa per quanto riguarda la zona della provincia, è quello delle liste circoscrizionali. E qui c'è la ripartizione dei seggi e quindi di conseguenza del numero di persone che saranno iscritte, il numero massimo di persone iscritte alla lista, che per noi a Latina sarà 5 seggi, cioè si dovrà formare una lista formata da massimo 5 persone contro i 41 della provincia di Roma. Questo già ci fa capire quanto conteremo a livello regionale. Emilia sta andando verso Roma, quindi sta. Sì. Allora, c'è. Allora, una cosa molto importante è che all'interno delle liste circoscrizionali un terzo, almeno un terzo degli iscritti deve essere di un sesso diverso dagli altri, quindi sicuramente il problema nostro, anche da quello che si vede dai presenti, sarà riuscire a trovare due donne da inserire all'interno della lista. La pena, se non si fa questo, è la deportazione della somma del rimborso spese elettorali, che a noi non interessa. Però comunque è vero, nella linea di principio credo che si debba tenere questa linea. Andremo a piangere. Ho non capito, la lista circoscrizionale la include tutto. No, ok, nella lista non è tutta la completa. Torna alla pagina prima. Sì. Allora, 5 liste circoscrizionali. Ah, pensavo fosse un'unica lista, ok. No, è quella maggioritaria. Allora, mentre il listino regionale, quello che viene eletto col sistema maggioritario, è composto di 14 persone che dovranno essere decise a livello regionale, cosa che sarà molto complicata. Comunque c'è l'obbligo di inserire almeno una persona residente in ogni provincia. Quindi una di queste persone dovrà per forza essere residente nella provincia di Latina. E questo tipo di lista ha dei vincoli ancora più stretti, ovvero la divisione totale completa tra i sessi. Pena la non ammissibilità della lista, questo significa che a livello regionale dovranno starci 7 persone di sesso maschile e 7 di sesso femminile. Scusa, più il presidente. Più il presidente. Quindi 15 persone. Sì. Questo ovviamente sono il numero massimo. E come viene eletto il presidente? Allora, il presidente viene eletto in maggioritario, quindi elezione diretta, e viene eletto esattamente chi prende più voti. Il secondo automaticamente viene eletto consigliere, dal terzo in poi non viene eletto. Quindi all'interno delle liste circoscrizionali sicuramente quello che verrà scelto come candidato presidente avrà una doppia candidatura, sia all'interno della lista, solitamente succede così per prassi. Sicuramente nella provincia di Roma sicuramente sarà candidato anche il candidato presidente. Bisogna vedere se non si decide a livello poi regionale di inserirlo in tutte le liste circoscrizionali.
quindi è una cosa da tenere conto. Ma si può fare? Sì, sì. No, è prassi solitamente che si fa questa cosa. Cioè fa parte sia della parte sia del listino. Sì, faccio un esempio, le Ancellieri in Sicilia e sono quante province ci sono? La 10 province? È scritto 9? Comunque è iscritto nelle liste circoscrizionali di 6-7, proprio per vabbè, in quel caso perché c'erano posti liberi, ora si è deciso di riempirle così, però è prassi comunque data. E... sarà finito? No. Allora, come vengono eletti i candidati dei listini regionali, cioè quelle 14 persone? Il listino associato al presidente che viene eletto in blocco viene promosso a consigliere regionale. Tutti e 14? Tutti e 14. Quindi le altre liste vengono automaticamente eliminate. Ma questi possono essere candidati sia al listino che alla... che la circoscrizione normale oppure nel caso in cui si può, nel caso in cui una persona è stata sia all'interno di questa lista che all'interno della circoscrizione normale scala il posto, scala il posto, quindi entrerà di diritto quello che sta nel listino e poi il secondo diciamo della lista circoscrizionale. Questa è una cosa che ci interessa sicuramente, perché se decidiamo di partecipare, abbiamo deciso, abbiamo già deciso andranno raccolte 3.500 firme per il listino regionale e 1.000 firme per la lista provinciale. Lista provinciale che c'è una differenza tra liste già presenti all'interno del Consiglio regionale che sono esonerate da raccogliere le firme e liste non presenti, quindi probabilmente saremo gli unici a farlo. Quindi quelli vecchi non devono presentarle? Sì. Beh, se si candidano con lo stesso partito, lo stesso nome. Sì. Se domani cambia il nome del PD, devono raccogliere. Se ti ricordi bene, lista Città Nuove, che è la lista della Polverini, sì, ci ha avuto problemi sulla raccolta di firme perché era una lista nuova. Allora, figuriamoci adesso. Sì. Ma se hai fatto la somma delle due o le 1.000 vanno a contribuire alle 3.500? Vanno prese distintamente. Vabbè, però noi raccogliamo. Cioè, una volta che firme. Abbiamo due elenchi, raccoglieremo due firme per persona. Sì, credo. Questi dettagli poi abbiamo anche un limite massimo. Sì, sì, da 1.000 a 1.500, là mi pare da 3.500 a 5.000. Bisogna vedere se uno firma uno, magari non può firmare l'altro, sennò sarebbe troppo stupida la cosa. Questo non lo so, no, probabilmente no. Se vedo sono che diversi. Si possa, sono diversi. Sì, diversi. Sì, diversi. No, non è possibile. Sai, comunque è l'argomento da come uno che vuole due referendum, no? Sì. Cioè, può votare la stessa persona a due referendum. A che vuol dire non più di un tot? Numero massimo di firme. Non serve presentare. Comunque le liste, le firme prese all'interno della provincia per la lista provinciale vanno consegnate, c'è una data precisa per la consegna in questura, credo. Ho letto sta cosa, ma non mi ricordo però. C'è una data abbastanza precisa, tipo nell'arco di 24-48 ore. Un giorno e mezzo, pare che tipo da mezzo giorno ad un giorno fino a tutta la giornata. Non è andata a mania a panina come è successo a tutti. Comunque il problema principale nostro, avendo esperienza di aver già affrontato noi le elezioni comunali, non è tanto raccogliere le firme, perché noi avremo, secondo me, pressione anche da stare al territorio, la gente che appena vedrà il Movimento 5 Stelle si prenderà a firmare. Però il nostro sarà che noi per diciamo metodo del Movimento 5 Stelle etico, noi facciamo firmare delle liste già definite, facciamo come partite quando raccolgono le firme, lasciano il nome in bianco e poi all'ultimo giorno scrivono il nome del... Non è un problema etico, è un problema legale, perché non si può fare quello, esatto. Quello che fanno loro, no, non si può fare. Noi dobbiamo tirare fuori la lista
prima di raccogliere le firme, quindi noi dobbiamo essere capaci a livello regionale, a livello provinciale, di fare il lavoro velocemente prima, se no rischiamo di arrivare tardi a raccolta firme e poi di dover correre tanto, e invece è meglio che lo facciamo tutto per tempo, perché poi dovremo trovare la persona che dovrà verificarci le firme, il pubblico ufficiale che a livello regionale che cosa faranno, non ricordo. La stessa delle premi si paga. Antonio forse li sai bene, chi è autenticato, chi può autenticare le firme? Ma fondamentalmente tutti quelli che lavorano presso i comuni, consigli comunali, possono anche essere delegati, sì. Quindi bisognerà sondare all'interno del Movimento 5 Stelle i simpatizzanti se c'è qualcuno che fa parte di quella. La data precisa per la presentazione delle firme. Dalle 8 alle 20 del 30° giorno antecedente quello della votazione, dalle 8 alle 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione, quindi c'è un giorno e mezzo, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia. Poi invece per quello che il listino regionale andrà portato nella cancelleria del tribunale di Roma, sperando poi, vabbè, sarà quello della lista di Roma a farlo. E niente, questo era il tutto. Se ci sono domande, per quanto è possibile rispondere. Altrimenti informatevi in rete. Sì, sì. E cerchiamo di capire. Siamo consapevoli che rischiamo il rapporto, se è così. Tanto vediamo come va in Sicilia. In Sicilia sarà bella. Vabbè, in Sicilia però non fa test. La Sicilia non fa test. Hanno eletto due volte di seguito. Guarda che hanno fatto. Non ho capito un attimo. Ma non è la slide. Sappiamo cosa ha detto. Per la parte della la seconda. Ma la successiva. 8 per 2. No, cioè ogni circoscrizione la. Cioè, prende i voti proporzionali, quindi per i 5 seggi vanno a contribuire, cioè la proporzione si fa per circoscrizione, per i votanti di ciascuna circoscrizione. In funzione, faccio un esempio, se nel Lazio il Movimento 5 Stelle prende il 30% e la provincia di Latina però prende il 5%, la lista provinciale conta il 5%. Quindi, dei seggi. Sì. Quindi la proporzione in base al, diciamo, il calcolo viene fatto in base alla circoscrizione. Quindi c'è il 30% e ha detto erano 70, quindi sarebbero 70 per 3, 7 per 3, 21 consiglieri. Di questi 21 poi si va a vedere la percentuale che ha preso ogni circoscrizione. Diciamo teoricamente per entrarne uno nella provincia di Latina dovrebbe prendere il 20% in tutto il circoscrizione. Però ovviamente i seggi vengono divisi tra le liste, quindi non è che ci sono 5 liste, ce ne saranno 20. Significa che se il PDL nella provincia di Latina prende il 20%, il PD il 18%, il Movimento 5 Stelle il 15%, molto probabilmente ce l'ha, e tutti gli altri prendono una percentuale più piccola, probabilmente il Movimento 5 Stelle riesce a prendere un consigliere lo stesso, mentre gli altri che hanno una percentuale molto bassa non riescono a, diciamo, a perché diciamo, i voti, diciamo, delle liste escluse
non vanno a contribuire la percentuale che va a effettuare il calcolo per il seggi che entrano. C'è uno sballamento al 3%, però su 5 seggi, cioè, non c'ha molto senso. Anche col 30% è il ballottaggio. Non c'è il ballottaggio. Sì, su questo. Come c'è il ballottaggio? Le elezioni regionali non c'è il ballottaggio. Stiamo facendo un esempio giusto per facciamo finire, ci sono 100 consiglieri, no? E il Movimento 5 Stelle come lista globale prende il 30%, facciamo un esempio, quindi ha diritto a 30 consiglieri. Poi come vengono distribuiti in funzione alle circoscrizioni? Nel senso che devi sempre considerare la provincia, 30% dipende dalla provincia. No, 30% totale, la somma di tutte le circoscrizioni prende il 30%. No? Per ogni circoscrizione si va a vedere la percentuale per la circoscrizione. Cioè la provincia di Latina esprime 5 eletti, 5 seggi sono 5 eletti. Quindi se 5 eletti, 5 eletti, sì, però, a prescindere dallo schieramento, non capiterà mai. 5 seggi escono da Latina, poi 5 eletti escono a prescindere dallo schieramento politico. A prescindere troppa grazia. Ho capito. Dobbiamo fare accordi con Fazzone per prendere 5 eletti. La legge elettorale c'è molto a che fare con loro, no? Qua sono forte la provincia della Latina, sono forte io, allora capito? Ha detto il nome giusto, forte. La Frosinone è forte quell'altra. Si fa tardi e poi dopo qualcuno si fa 5 lettere. Allora, domani dobbiamo decidere, innanzitutto chi è che andrà all'elezione all'assemblea regionale, questa è già decisione. Penso che sia indiscutibile che ci va qualcuno degli attivi, infatti con i nuovi non bisogna, cioè, anche pensarci. Quindi tra quegli attivi chi è disponibile da domani? Se la Fabio tu hai la disponibilità, giusto? A che ora è? Alle 14. Sei tu. 14 per saluto, però si fa un po' prima perché bisogna fare. Fino a che ora più o meno? Esatto. Per le 8 c'è scritto, alle 14 alle 20. Una volta che io all'inizio ho letto 19, però effettivamente forse hanno capito che 19 era un po' troppo presto. Chi c'è disponibile ad andarci, così poi dopo cerchiamo di capire chi vuole. Perché intanto è aperto a tutti. È aperto a tutti, tutti possono usare, tutti possono ascoltare, cioè non sono sicuro che tutti quanti possano votare perché non avete presenza. Perché si può andare chiunque, si chiamano i patatini. Quindi penso che soltanto quelli quali si accreditano come gruppo. All'inizio la proposta era due persone per due persone per meetup, quindi almeno troviamo due persone che sicuramente vanno e che del gruppo attivo del meetup di Latina. E poi chi mi vuole accompagnare, io per esempio potrei anche andarci, però magari se ci sta qualcun altro io vado a fare. Quindi Fabio sicuramente ci vai? Insieme andavamo, io con te insieme, che ne so, io ero disponibile ad andare. Chi altro ci sarebbe disponibile ad andarci, pestarci? Quindi di Latina siete tre? Sì. No, lui ha detto forse c'è un problema Alessandro. Scusa, Gianluca non ha detto che voleva andare. Gianluca domani fa la notte, domani mattina si sveglia, cioè finisce, dormirà di mattina, ha detto forse ci va, ma non è sicuro, ma ha dato la notte. Forse lo no, sì. Tu non sei disponibile adesso. Ok. Tutto qui, Marina, Vincenzo, il gruppo attivo. Tu. Se vengo per fare numero va bene, però non è che ciò basta. Ma ti fa piacere venire? No, non è che non mi fa piacere. Ma come c'è? Vabbè, chi altro ci sta? Anche Michela dice che Michela, in caso se ci resti. Tutta sta timidezza, su. Ragazzi, anche la rappresentanza femminile. Organizzarsi, la Pina Euro metropolitana. Ok, allora quindi siamo più o meno disponibili. Con due, la
Chiamo avvocato perché non mi ricordo più da. Vincenzo 4, io 5, Maragna 6, non so dimenticarlo. Basta che non si presenta con già quelli la lista dei candidati tutti di Roma. Vogliamo decidere subito due persone che sicuramente si accediteranno, così sappiamo chi andrà là puntualmente. No, ma c'è un uomo e una donna. Fabio e Michele. Non c'è scelta. No. Vabbè, forse questo però lo potreste, cioè, lui fa il test stasera e poi non si, non si abbina. Basta che non mi fate inculare, no? Dico, lui fa il test stasera e non si abbina domani, non ho capito. Cristian, no, te ti tocca. C'è poco da fare. È diritto. Vabbè, dai, non è, fondamentalmente non è, non è importante, l'importante comunque siamo, a parte forse lui che è nuovo, che è un po' di tempo che è, siamo tutti quanti persone... Dobbiamo scegliere il moderatore, cioè ah, il moderatore è vero, ci sarà una persona per provincia, questa è una cosa che dobbiamo decidere. Per provincia? Tra gruppi provinciali, ci sarà una persona per provincia che modererà, quindi uno di noi deve moderare. Io? Una persona tranquilla. Le prestiamo un il gruppo nostro, sarà a posto. Presentiamo un po' il feedback, scriviamo un attimo. Che verrà fatta domani a Roma, anche se non è quella completa perché ho fatto delle esibizioni con l'Arcizio di Roma che presenterà. Liquid Feedback è il sistema che si pensa di usare per creare il programma, quindi è un sistema open source che permetterà di fare delle proposte, votarle e renderle effettive, quindi inserirle all'interno del programma, ma è qualcosa anche che potrebbe andare oltre, nel senso che immaginatevi uno o due consiglieri eletti, noi, qualsiasi persona vuole presentare una mozione al consiglio regionale, attraverso questo sistema potrebbe farlo, nel senso che ognuno è libero di crearsi la sua proposta, una volta approvata. In quel senso il consigliere che verrà eletto, il consigliere che sta all'interno del consiglio, potrebbe presentare la mozione in base alla proposta che è fatta dai cittadini. Questa è la rivoluzione che chiamano democrazia liquida. È un progetto che hanno fatto il Partito Pirata Tedesco e che comunque hanno iniziato a diffondersi non solo in Germania ma anche in Italia, in Svezia e in varie parti d'Europa. Sì, vai a scorrere un attimo, vabbè questi sono esempi, vai avanti.
avanti, avanti ancora, giusto per capire esattamente come funziona. Vai avanti, ecco, questa è la schermata, diciamo, che si presenterà all'utente che vuole fare la proposta. Semplicemente è molto semplice, inserisce il titolo e il testo della proposta. Questa proposta, ovviamente, prima di essere votata, avrà un iter che permetterà, anche se questa è la schermata della versione vecchia, la versione nuova leggermente migliore, ma non di molto, permetterà quindi di a tutti quanti di visionarla, ragionarci, discuterla e mandarla avanti. Ad esempio, in questo caso la proposta è quella della soppressione delle province, vabbè, ma può essere qualsiasi tipo di proposta. E sulla destra, ecco, vedete cosa visualizzano gli utenti e la possibilità di fare proposte alternative. C'è questa proposta, anziché c'è una persona che dice no, le province non vanno abolite, vanno accorpate, quindi fa una proposta alternativa. Oltre alle proposte possono essere fatti dei suggerimenti, perché c'è tutta una fase per cui la proposta può essere incrementata, modificata in base a dei suggerimenti che tutti gli utenti possono dare. Sto andando un attimo avanti. Ecco, questa è infatti la schermata che fa vedere i suggerimenti, cioè la possibilità di inserire un suggerimento di modifica. Poi la faccina è se il suggerimento viene o meno implementato all'interno della proposta originale. Poi c'è la fase di votazione. Allora, la fase di votazione, questo è divisa in varie parti. Innanzitutto, quando nel momento in cui viene presentata, deve raggiungere un primo quorum. Questo permette di escludere lo spam, cioè le proposte inserite in modo assurdo, proposte provocatorie o proposte di infiltrati. Solitamente si fa un quorum iniziale del 10% del totale dei votanti. Superato questo quorum, si passa alla fase di dibattito, dove la fase di dibattito, diciamo, si può fare delle proposte alternative, suggerimenti, come abbiamo visto prima. Poi c'è dopo la fase di dibattito c'è una seconda fase di verifica, dove per un tot di giorni rimane, diciamo, congelata. Non si possono fare altre proposte, ma tutti quanti possono isolarsi, valutare poi se è il caso di mandarla avanti o meno. Questa fase prevede un quorum, nel senso che tutti quanti possono decidere se la proposta è soddisfacente o meno. Questo quorum solitamente è almeno il 50%. Tutti questi quorum possono essere decisi prima. È ovvio che i quorum si inseriscono per impedire a piccoli gruppi, diciamo che le votazioni siano decise da piccoli gruppi, ma devono essere decisioni prese condivise dalla stragrande maggioranza delle persone. Superata questa fase, adesso poi andiamo avanti, c'è proprio la vera votazione vera e propria. Votazione che si effettua con dei metodi che allora, la votazione può essere fatta non solo sulla proposta iniziale, ma anche su quelle sulle proposte alternative. Può essere quindi una votazione multipla.
C'è però un controllo sulla votazione multipla, controllo che va a, viene fatto mediante il metodo Schultz, che è un algoritmo che si studia nelle università, quindi non è una cosa inventata, che diciamo tiene in considerazione le preferenze. Faccio un esempio, c'è ad esempio si vota sulla cosa fare di un'area. In un'area ad esempio urbana, la proposta è di fare, le proposte sono fare un parco, fare un inceneritore e fare un asilo. Ovviamente ci sarà una parte di persone che ci dirà l'inceneritore, mettiamo il 40%, il restante 60% si dividono tra parco e asilo. Ovviamente prese singolarmente vincerebbe l'inceneritore. Invece questo metodo permette di diciamo, superare questa che è un fallimento di un metodo di voto. Vincerà in questo caso una delle due proposte tra asilo e parco che ha avuto il voto più alto, proprio perché questo metodo tende a escludere, diciamo... Cioè, perché sia chi ha votato per l'asilo che ha votato per il parco ha messo in basso, questo non gradite, ha escluso l'altro. Quindi l'inceneritore viene non gradito dalla maggioranza delle persone, per cui il calcolo fa sì che una delle due versioni del 40% diventa maggioranza la somma delle minoranze. Perfetto. E il 40% che ha votato l'inceneritore non è proprio così. Diventa maggioranza la maggioranza che esclude. La somma delle minoranze è detto. Se uno che vota l'asilo vota pure l'inceneritore, non è detto. Dovrebbe. Però prendi per esempio questo qui, non prende l'inceneritore. Se ingrandisci questo qui è diverso. Perché per esempio uno dice l'abolizione, uno l'abbattimento totale e uno l'accorpamento. Questo è l'esempio più palese, può essere una cosa più pratica. Perché io posso votare tra l'abbattimento e la riduzione. In quei casi ci sta la terza alternativa. In questo caso la terza alternativa che va a morire è quella meno votata. Comunque rispetto alla maggioranza, rispetto al primo più estremo, fondamentalmente il sistema funziona così. Chi meno vota viene escluso, poi chi prende il voto minore che riesce. Delle tre. Esattamente. Bisogna parlare un attimo delle deroghe, quello del punto debole. Sì, il punto debole è la possibilità, ma il punto debole fino a un certo punto, anche se siamo scoperto che si possono togliere, no? No. Okay. C'è la possibilità, ad esempio, c'è la possibilità di delegare un'altra persona all'interno del sistema a prendere la decisione in sua vece. Ovviamente questo porta dei problemi, per cui ci saranno poi persone che avranno tante deleghe e diciamo non saranno più, non ci sarà più un'espressione univoca, diretta. Una cosa importante è che la delega, una volta fatta, può essere sempre verificata, ovvero se io ad esempio mi sento impreparato in materia ambientale, delego Carlo perché è ingegnere e quindi ne capisce di più. E poi comunque posso in ogni modo andare a vedere cosa ha votato lui e ritirargli la delega o magari decidere io di modificarlo o meno. Ah, quindi si può modificare un voto? Sì, proprio sì, cioè nel senso se io delego lui, finché non scade il tempo, quando lui vota, faccio tra due voti. Nel momento in cui il voto può essere cambiato fino alla chiusura della votazione, io vedo la sua votazione, non mi piace quello che ha votato lui, mi cambio, quindi c'è un solo voto. C'è anche la delega, se io delego lui si sente non tanto preparato, delega al suo professore. Il suo professore c'ha tre deleghe, anche se io ho delegato lui, quindi c'è la delega comunque. Quindi se lo fa una delega multipla? Sì. Hai fatto una domanda? Però c'è possibile fare una delega non delegabile? Sì. Cosa? C'è una delega che non può essere a sua volta delegata? No. Però questo
insomma. Però c'è il rischio forte che si creino dei trust, nel senso che metti caso che... Scusate ragazzi, noi andiamo, abbiamo uno studente che domani dai, accompagna la scuola. Ci vediamo. Ciao. La delega però è sulla singola proposta, non in generale. E anche sull'area, sì, no, okay, puoi definire delle aree di competenza. Dobbiamo ragionare non con esempi che stiamo facendo adesso, dobbiamo ragionare, metti caso, mettiamo dei consiglieri di regione di una determinata zona, poi quelli possono, cioè voglio dire, la nascita di gruppi che poi alla fine diventano preponderanti rispetto agli altri è gioco facile, sì. Non è una cosa, ti faccio, la realtà. Ti faccio un esempio realistico della questione, perché un sistema senza questo meccanismo porterà decisioni con cioè imporrebbe di abbassare il quorum di parecchio, nel senso che poi le decisioni a partecipare si farebbe fatica. Metti caso che un delegato diventa un grande elettore al modello statunitense e c'ha dietro a sé, che ne so, uno di Roma, c'ha 6.000 cose, questo qua diventa una persona potentissima, cioè praticamente c'ha 6.000 voti che li può spendere per qualsiasi cosa, e addirittura magari, che ne so, se ne esce, vuole fare l'inceneritore, e c'ha 6.000 voti. Lì, io, pure col gruppo di Roma... Ma delega con chi sto verificando questa cosa. La delega. Che cosa? Se poi la puoi togliere. No, ma se in questo caso la costruisci, se se la se l'hai comprata, sono fissi e decidono per tutti. Sono d'accordo, io lo pagherei. Questa c'è questione, immagino un'obiezione che c'è, è ovvio che ci sarà, si sta formando uno staff tecnico per cui tu vedi, mi sono accorto che pure c'è 60 deleghe che ti segnalano lo staff tecnico, fanno le verifiche, lo staff tecnico, poi vediamo come organizzarlo, esatto, in certe modi. E per degli amministratori possono andare sul sistema e fare dei controlli. Ah, quindi questa è un'altra cosa che... Sì, no, però quello ci sta su tutti i sistemi, anche se vai su Facebook. Quindi no, staff tecnico... No, ti faccio un esempio, se uno mette una foto porno su Facebook, tu lo puoi segnalare, no? Okay, ma che cosa controllano di telefono? Ti faccio un esempio, se tu vedi una persona che ha dubbi, cioè quello... c'ha 200 deleghe, per esempio, no? C'ha 100 deleghe. Allora tu puoi andare a controllare, perché quello è un iscritto, le iscrizioni saranno certificate, vedremo come farle, anche in questo caso con la carta d'identità ad esempio, vedremo poi come un sistema per cui deve essere certo che dietro quel voto ci sia una persona. Che succede? Che se tu mi segnali questo comportamento che è un po' strano, immaginati uno del meetup di Terracina che sono 30 persone, c'ha 200 deleghe, è possibile, allora tu vai a indagare. Beh, ma non si può mettere lì dalla delega, allora se mette la delega, poi delega solo il tuo, scusa, basta, scusa. Cioè alla fine è sempre uno. Mimmo mi ha chiesto una parola, scusate, non una volta. Sì, io non sono di questo gruppo, faccio parte del meetup di Modena, sono qua occasionalmente. Ci avevamo spiegato l'altra sera dei ragazzi di Bergamo. A sentire 2 ore di spiegazioni è un manicomio, però ci si può saltare fuori, la conclusione è stata, vabbè, noi ci capiremo qualcosa, se lo spiegano a Gaspar viene l'incluso solamente a Roma. Spiegami. È abbastanza complicato, ci sono degli strumenti di controllo, ci siamo posti anche il problema della privacy con questa storia delle deleghe. Mi sembra una cosa molto molto vicina all'operazione trasparenza, nel senso che faccio un passo indietro, riuscire a piazzare un consigliere comunale, un consigliere regionale o un consigliere provinciale significa riuscire a portare fuori da quella che è la normale seduta di un consiglio comunale, di un consiglio provinciale o di un consiglio regionale tutto quello che succede, con un controllo immediato e diretto, che è lo scopo del Movimento 5 Stelle, di quello che una persona fa. Cioè, se tu non fai, come è successo a Modena per quello che era stato eletto con una lista fatta molto molto in fretta, quindi attenzione, perché sul carro ci vogliono salire tutti, se tu non fai quello che hai detto alle persone che ti hanno votato,
tu sei sputtanato nel giro di 24 ore e la tua vita politica finisce lì. Questo è un sistema che funziona con lo stesso modo, nel senso che c'è questa storia delle deleghe. Io so che lui è un esperto di riconversione di zone industriali perché fa un determinato mestiere, lui si fida di un'altra persona, quindi lui fa da catalizzatore delle deleghe di 10 persone che sono qui, ne ha 10, quell'altro ne avrà 10 più altre 20 più altre 30, però il controllo su come avvengono queste votazioni è pressoché immediato, perché quando si va poi a votare c'è un tempo di scadenza e fino al tempo di scadenza, abbiamo fatto l'altra sera, martedì sera, abbiamo fatto una prova, c'è la possibilità comunque di verificare che la persona che tu hai delegato si sia comportata correttamente, altrimenti chi revochi la delega e il sistema si chiude. Quindi, però ripeto, è posso stata... fare un appunto su questo argomento? Sì. A me viene da pensare, adesso si fa l'esempio di uno che è più bravo di me su un determinato aspetto e va bene, ma secondo me, più alla spicciola, la maggior parte dei casi sarà di uno che non ha tempo o troppa voglia di andare a smanettare su internet, vabbè ti faccio una delega, e secondo me questa sarà la maggior parte dei casi. Se questo è il caso, è ovvio che come non ha tempo o voglia, tra virgolette, anche se magari l'intenzione è buona, di andare a fare questa votazione, ovviamente non avrà neanche tempo o voglia di andare a fare questo controllo. Bravissimo. Qui diciamo che bisognerebbe anche capire un po' meglio. Ma non si può proprio togliere questa delega? Per adesso. Però è vero che se no diventa un WhatsApp. Lo strumento è bello. Lo strumento va perfezionato, cioè c'è un grosso problema tecnico, che è quello che abbiamo avuto l'altra sera. Ci siamo trovati in 30 in videoconferenza, tutti e 30 contemporaneamente. Poi si è visto che in altri paesi, come in Germania, regge. Noi che abbiamo dei DSL che fanno semplicemente schifo, abbiamo potuto partecipare solamente con due o tre che facevano il video e tutti gli altri invece avevano solamente l'audio. Però come sistema è fantastico perché abbiamo messo in contatto contemporaneamente questi ragazzi da Bergamo che ci spiegavano il suo sistema e che ci hanno fatto. Sono stati bravissimi. Abbiamo fatto anche io e lui con Bergamo, abbiamo fatto questo. Sono stati bravissimi questi ragazzi, però chiaramente poi i dubbi sulla privacy, sulle deleghe, sulla durata della votazione, su chi propone, chi controlla, questo controllo dell'amministratore eccetera, ci sono rimasti tutti con questi dubbi. Nella prossima settimana ne faremo un altro per comunque Mimmo, giusto, scusa, interrompo, giusto per tagliare, perché sennò si può cattirare due ore, io lo so perché con lui in videoconferenza abbiamo parlato molto di questa cosa. Il discorso è che il problema che ho subito verificato io rispetto all'idea nostra del Movimento 5 Stelle è quello della delega, che è una problematica effettivamente lo penalizza anche e soprattutto per la parte più delicata, quella della scelta dei candidati, perché è impossibile utilizzare un sistema del genere per noi, per le nostre regole come movimento, per il nostro modo di fare il Movimento 5 Stelle. Però c'è il vantaggio che utilizzando uno strumento informatico effettivamente, soprattutto a livello regionale, tu riesci a mettere insieme tante persone qualsiasi momento della settimana e farle decidere per un argomento, per una... quindi ci sta bene, pensiamo che comunque questo sistema possa andare bene per discutere il programma piuttosto che fare incontri regionali dove ci potrà andare una persona per, che ne so, qui sarà per forza sulla selezione dei candidati credo che nessuno lo proporrà, proprio non c'è, proprio per il fatto delle idee, per il controllo poi che ci siano profili falsi, cose di questo tipo, si farà un controllo stretto più possibile, complesso. Però comunque rimane sempre. Scusate, non si può mettere un numero massimo di deleghe, oltre quello non si può andare, cioè se si limita la delega in base a una percentuale, comunque che non va a superare la metà più uno per vedere. Secondo me se si può mettere lì si può anche escludere la delega, a quel punto lì. Però noi come Movimento Civico, questa è la mia pensione, perché tu hai detto tu, molto di mio, ognuno che vuole mettere. Il mio pensiero è che, come diceva Matteo, se uno può delegare, automaticamente non ha lo stimolo di partecipare, di approfondire una determinata materia. Per cui al contrario alla nostra natura
perché noi come Movimento 5 Stelle cerchiamo la partecipazione, il discorso che ho fatto all'inizio con chi è venuto qui la prima volta, cioè venite agli incontri, non solo perché oggi è particolare, ma a tutti gli incontri, anche all'iniziativa. Il limite a delegare, cioè non puoi fare più delle deleghe. Faccio un esempio al volo. Allora, comunque facciamo le mani, perché mi chiedo se volte cazzo le mani. Allora, metti caso che un consigliere regionale viene eletto di Roma, chiaramente sono di più, è una città più grande. Questo diventa un delegato, c'ha 10.000 delega. Questo mette sul liquid feedback qualsiasi cagata gli venga in testa. Io di Latina, noi di Latina, cioè abbiamo il nostro delegato, per dirti, cioè, comunque saremo sempre di meno e potremo fare anche la proposta migliore del mondo, ma perderemo sempre, sempre e comunque. Rispondo a questo, se questo viene eletto e non ci sta neanche un sistema come questo, fa quello che vuole. No, ok, no. Non ci sa- sì, no, credo, perfetto, non ci sarà, ma questo sistema non elimina però il fatto di addensare nelle mani di una persona un potere di decisione. Cioè, il sistema non è un sistema, io sono dell'idea che questo sistema è come via di sviluppo. Cioè, sono tutte soluzioni che secondo me nel tempo verranno approfondite e superate. E io invece temo il contrario. Questo è il problema. Tu sei ottimista, io no. C'è un pregiudizio culturale, nel senso che non è come votare per un'assemblea di condominio. Cioè, facciamo l'assemblea del condominio, a me del condominio non me ne frega niente, che il condominio mi costi 2.000 euro all'anno o mi costi 2.300 euro, non me ne frega niente, do la delega a lei, lei va a votare, è una persona che conosco, qualsiasi cosa voti, non me ne frega assolutamente nulla. Non c'è questo tipo di problema, nel senso che c'è qualcuno che fa la proposta per una proposta per la sicurezza stradale, a me la sicurezza stradale non me ne frega assolutamente nulla, prendo il computer, spengo, non partecipo e buonanotte. Se mi interessa effettivamente qualcosa per la sicurezza stradale e vedo una proposta fatta con quel sistema lì, abbiamo fatto la proposta alla Regione Emilia Romagna per fare per tutte le nuove strade il guardrail a tre bande, è stata una cosa, non l'abbiamo fatto con questo sistema, però se io so che potrebbe essere un discorso anche che mi interessa, perché ho mio nipote che va in motocicletta, io non penso affatto di usare la motocicletta, so che lui va in motocicletta, allora do la delega a lui, lui raccoglie queste deleghe, le dà a qualcun altro, eccetera, eccetera. È chiaro che il sistema deve funzionare con delle deleghe, perché se partecipano 400 persone e 400 persone fanno le proposte di modifica su una proposta che è stata fatta con il testo base, eccetera, eccetera, dopo mezz'ora non si capisce più assolutamente più nulla. Quindi ci saranno 4-5 proposte, una proposta base, io aggiungerei anche questo, io però farei quest'altro, io toglierei quest'altro. Con questo sistema delle deleghe che possono essere ritirate e non è consentito taroccare i voti. Poi c'è anche il metodo Schulz, che è un metodo molto particolare per quanto riguarda la proposta più votata, tanto è vero che siamo arrivati alla fine della serata, ve lo dico candidamente, che non riuscivamo a fare i conti. Abbiamo fatto questa proposta, sono venute fuori 4 proposte diverse, una base e 4 modificate, alla fine siamo andati a fare i conti, non abbiamo capito come mai il sistema ha scelto la numero 2. Però è questo metodo Schulz, che ci ricordo un po' Schulz il capo, che ha fatto, appunto, ha fatto sempre, non siamo riusciti a capire. Ci siamo rimessi a matematica. Lasciamo che decidono le macchine. Abbiamo detto, ragazzi, non studiarci d'altro poco, perché non è chiara neanche questa cosa della privacy, del controllo degli amministratori di sistema, eccetera. Ci studieremo un altro po', la prima serata è stata una serata drammatica, assolutamente drammatica, però contemporaneamente entusiasmante, perché hanno partecipato 30 persone che erano di 90 chilometri ed è stato bellissimo. Posso aggiungere anche un altro esempio reale di utilizzo virtuoso della delega? Immaginiamo un gruppo, un piccolo gruppo, ad esempio noi della Cina. Stiamo studiando qualcosa sulla, che ne so, fanno una strada, una bretella che non rispetta alcuni vincoli regionali, per cui noi non vogliamo quella strada.
ci viene in mente di dire facciamo una proposta a livello regionale per cui ampliare i limiti, che ne so, di alcuni vincoli, vabbè, facciamo questa proposta, siamo 10 persone, ce la studiamo, la rivediamo, decidiamo, tutti decidono, vabbè, falla tu, iscrivila tu nel sistema e seguila. Gli altri ovviamente mi daranno la delega, comunque ci abbiamo studiato, ci abbiamo perso tempo, gli altri non ce la fanno fisicamente, magari uno se ne va in vacanza, un altro fisicamente non riesce a stare lì dietro il PC a seguire tutte le cose. Abbiamo fatto lo studio insieme, c'è una persona che manda avanti la proposta che abbiamo deciso, questo è un altro utilizzo virtuoso della delega. Sì, sì, ma quelli virtuosi, cioè ci sono sempre più buono che quello quell'altro, non è sbagliato, perché può essere virtuoso per te. Ma questo, vabbè, questo è un esempio perfetto, ma noi però dobbiamo pensare un attimo lo stile. Siamo in Italia. Cioè, tu devi immaginarti, ci sono delle realtà, no? Delle realtà in cui il negus di zona, cioè nasce comunque, va in Calabria, cioè arriva quello, mi dai la delega, ma non serve nemmeno dai Calabria, vabbè, no, vabbè, ma non serve dai Calabria, ma ho fatto l'esempio della Calabria, che vabbè, ma comunque ti ripeto, cioè questo è un sistema che crea poi alla fine il riferimento, quello eterno, perché quello è bravo, no, quello è bravo, quello ci capisce, quello è bravo, e quello rimane ad eternum il delegato che decide per 10.000 euro. Però abbiamo anche il limite di rimettere il mandato nel 6 mesi, quindi presentarsi fisicamente. Se fa un bel lavoro, se non è un buon, magari non si dice una firma. Bisogna stare, cioè sono controlli, certo, che in Italia. No, poi pensiamoci, no, mi rendo conto, e poi non è che sto dando una proposta alternativa, quindi voglio dire, se non c'è proposta alternativa, io comunque metterei un limite alle deleghe, tante non più, perché altrimenti, come diceva lui, ci sarebbe si rischia, bisogna anche valutare la patologia, non soltanto gli aspetti virtuosi, le possibilità virtuose, ma la patologia del sistema. Potrebbe da parte di un gruppo scatenarsi la caccia, la corsa, le deleghe, e poi come la mettiamo col principio di uno vale uno, cioè ci sarebbe uno che vale 100, che vale 200, che vale 300, e la partecipazione diretta di ciascuno non è più partecipazione diretta, è delegata, quindi ritorniamo al discorso del partito, cioè, cioè molto pericoloso, questa delega è piazza stabile o ogni votazione non è una delega unita su qualsiasi argomento, è circoscritta ogni per un argomento, cioè una delega dura mezz'ora, se c'è una lobby, cioè c'è interesse su un argomento, esatto. Quindi tu ogni volta la devi dare questa delega, cioè, per ogni votazione tu puoi delegare, oppure ti puoi far delegare. Eh sì, ma su alcune vota da solo, vai prima, vado lì per dai delega, fa ci può essere la cosa, ma che capisci? Fanno una proposta, ah, no, scusate, è un finto falso problema, dai, giù. Ragazzi, dietro a degli imprenditori che sono tanti a rivedere il terreno perché vogliono fare qualcosa, ecco qua io dove fare. È il rischio di qualsiasi democrazia. È il rischio di qualsiasi democrazia, quindi qualsiasi democrazia. No, poi c'è sempre il fucile. Una volta che li mettevo le dediche, però anche non c'è la registrazione del sito. C'è solo un vantaggio, che se lui si comporta male, delude le persone che hanno lavorato, sarà mai più delegato e anche è chiaro che lui forse per fare le proposte, votarle, eccetera, non deve essere registrato. La registrazione è aperta a chiunque in qualsiasi momento. Dobbiamo decidere queste regole. È un perché quello è il punto. Visto che è una cosa nuova, i dischi lo fanno stabilire. Si potrebbe delegare soltanto su alcune materie e non su altre, magari più sensibili. Il problema è che tecnicamente la delega si potrebbe anche mettere un numero all'inizio, su determinata materia, la limitazione. Non si può per tutte le cose delegare, è ovvio che per alcune è impossibile delegare perché secondo me si creerebbero quei problemi tipici
allora nel mondo della nostra situazione attuale, dove ci troviamo di fronte, perché il problema è il nostro, il problema è che noi abbiamo mandato persone le peggiori, quindi se si crea un circolo anomalo della delega potremmo correre il rischio che questo si ripresenti sempre più spesso. Un'altra cosa, nessuno qui una delega per poi la delega. Il problema è che c'è un sistema che ci impone sì, la delega. E va bene, ma magari per alcune materie va bene, per altre no, per altre non limitarlo. Il sistema non ce lo fa fare, ce lo fa modificare. Quindi questo è quello che si è tutte le materie. Possiamo imporci un codice etico.